Oggi ragazzi probabilmente diamo una chance a Sleeping Dogs, nel senso che io so per certo che il gioco è molto molto bello, ma giustamente devo capire anche se può piacere a voi su Twitch e anche alle persone su YouTube. Quindi oggi lo iniziamo e vediamo un po' se può scapparci la seriona. Fra l'altro seriona blind, nel senso che io Sleeping Dogs purtroppo non l'ho mai giocato, a suo tempo ho giocato ad altro, conoscevo Sleeping Dogs, ero a conoscenza della sua esistenza anche dalle versioni originali, detto che qui siamo nella Definitive Edition, ma non l'ho mai giocato come volevo. Ciao Nocop, ciao Sailor, ciao a tutti. Trama principale, lo stiamo giocando su computer in prestazioni grafiche al massimo, per cui penso sarà molto molto carino. Per chi non lo conoscesse già, sostanzialmente è un action in terza persona, open world, quindi vagamente simile a GTA, ma più incentrato direi sul combattimento corpo a corpo e quindi le arti marziali. Vestiremo i panni di un poliziotto sotto copertura, se non ricordo bene. È un gioco che a suo tempo ebbe parecchio successo, ma non abbastanza evidentemente per far partire un sequel, ecco. Square Enix e United Front Games presentano... Mamma mia, i sub minuscoli. Minuscoli. Ok. Tutti pronti? Questo dovrebbe essere cantonese, eh? Dato che i sub si possono mettere anche in cantonese. I'm a fucking blind. Relax, old boy. È un po' scandalosa la grandezza dei sub. Dopo vediamo se si possono ingrandire, però boh. Un bel tipo questo qui. Hai la roba? Certo, tu hai i soldi? Ehi, qui abbiamo un problema. Cosa? Vabbè, dai, è bello il doppiaggio, lasciamolo così. Ciao Andrea! Ciao a tutti! Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Howdy. What? My shit's not good enough for you? Wait, grazie Andrea per il sostegno, Non lo do per scontato. Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? Oh! What's that? Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! Gli ha quasi mozzato il braccio, mamma mia! Si corre? Si corre, ok, segui Nas. Premi A per scattare. Tieni premuto per scattare, anzi. Graficamente è molto molto carino, eh. È invecchiato bene, direi. Però c'è anche da dire che è la remaster per l'appunto, ecco, la Definitive Edition che hanno buttato fuori per Play 4 e Xbox. La versione sicuramente 360 originale comunque non è così sicuramente. Vai 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 vai. Ui, è scivolato. Cazzo di pesci, li odio. Oh no, abbiamo ucciso le vongole. E questo? Bam! Perfetto. Quindi abbiamo visto che scivolando possiamo anche atterrare i nemici. Per me lo piglia, vediamo, vediamo. Vediamo. Ogni tanto perde qualche colpo, eh. Scivola, d'altronde piove parecchio. Niente, mi sa che qua... Ah, quindi scappiamo adesso? Sapete cosa? Adesso al momento sembra un po' scriptato come cosa, ecco. Però vabbè, è normale, dai. È una sorta di cutscene interattiva questa. Ma no, mi dispiace per i sub tristemente piccoli, veramente. Cioè, cavolo, ok, posso capire che da un certo punto di vista siano belli perché distraggono di meno dal resto della scena. Però non so quanto utili possono essere. Next week, ok? Ok? Wait?
We shan't. It's Jackie from Old Prosperity, man. Oh, shit. Jackie, Ma. Jackie, Ma. It is you. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get Emma back? Emma Stone. Wait. Man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Lucy Liu, wow, che cast che c'è qua, non me lo ricordavo. Still the same old, but good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha, well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Kelly Hu, anche la conosco. Happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go there. Facevo quel telefono di poliziotti. Vabbè, adesso non mi ricordo bene come si chiamasse. So che c'era Sam Lee, tipo. Got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh? Red Pole and the Sun on Yi. Shit, Dog Guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Guys is a Red Pole too. It's still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now. Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Ma quanti doppiatori ci sono? Che hanno fatto vedere tipo 40 nomi, credo. Hey, Jackie. Vabbè. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Purtroppo non ha venduto come speravano, ecco. No, no, no. Quello no. Purtroppo no. Ci hanno provato dopo a fare la remaster anche, ecco, però no. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Sheng. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. È un infiltrato. Raymond will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun on Yi is the most powerful gang. Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Cominciano le danze adesso. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Cosa, Sailor? Cos'è che... Chiedimi che ti aiuto. E in pratica gli hanno detto che deve infiltrarsi nella banda di Jackie Ma. Eccolo qua. Man, this is gonna be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate it. Cazzo, sarà grandioso. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Sì, sì. Anche prima era un poliziotto infiltrato. Ha simulato la sua cattura per avvicinarsi a questo qua praticamente. E anche per rendere tutto più credibile.
Segui Jackie da Winston. Vediamo ragazzi se riesco ad allargarvi un po' i sub, perché veramente sono indecenti, però non vi prometto nulla. Cioè, scala IU. No, risoluzione, qualità grafica, ok, opzione, risoluzione ombre, limitatore FPS, convergenza, bla bla bla. Purtroppo non c'è nulla. Vedi comandi, gioco, sottotitoli sì, guida contestuale, purtroppo non c'è un modo per ingrandirli, forse con qualche mod sul computer, però cazzo, cioè è possibile che nessuno si sia reso conto che forse sono un po' piccolini. Vabbè, a posto, dai. Gli obiettivi di missione sono indicati sulla minimappa. If they're both red poles, shouldn't they be on the same side? Should be. Dog Eyes always was an asshole. Turns out he's a greedy asshole too. One thing, when we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Sun On Yi had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. Made him real slow and painful. Lenta e dolorosa. Si conoscono, però mi sa che uno ha un passato appunto burrascoso e l'altro invece un po' più normale come poliziotto. Ecco, si conoscono, no, quello sì, sicuramente. Sì. Si vedono, si vede la chat, ragazzi, in basso a sinistra, sì, è vero. Aia. Povero Jackie. Dai che picchiamo qualcuno. Combo di base XXXXXXX. Perfetto. Un attacco potente. Tieni premuto X. Ok. Ah, ginocchiata. No, allora, X, X, oh, X, X, e bam, perfetto. Puoi concatenare 4 colpi leggeri e concludere con un colpo potente. Lo proviamo? Lo facciamo? Eccolo qua, credo. 1, 2, 3, 4, pesante sto cazzo. 1, 2, 3, 1, 2, vabbè. 1, 2, 3, 4, e pesante. Ah, ok, ma il tutorial è finito allora, ecco perché. Semplicemente devo menarli e basta adesso, capito, dai. Calcione in faccia. Molto bello il combattimento, Soddisfacente. Sono un po' tanti comunque, Vabbè, premi B per afferrare un nemico che si difende. Bam! Pezzo di merda. Per sbatterlo. Ah, contro. Oh, ok, vediamo. Perfetto, bello. Elimina gli scheletri di Dogai. Dogai, volevo dire. Qua. Testa di cazzo. Anche te. Buttiamo la giusta cassetta qua. Oh, che bello. Vediamo se c'è qualcos'altro con cui interagire, tipo i vasi qua. Vabbè, questo qua è andato. Tocca a te. Dai, sfondiamo questo. Perfetto. Ancora. Premi B per afferrare i nemici. Ok. Mamma mia, che dolore. Quindi in pratica sono lezioni contestuali con l'obiettivo con... figo. Ciao King. I look nasty. You okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. Fa male, sì. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we Golden are. Koi. Winston's mom owns the restaurant.
E ricordo ovviamente a chi vedrà il video su YouTube quando sarà ora che potete seguirmi anche in live su Twitch, ragazzi. E che in descrizione del video di YouTube ci sono tutti i link. Fuck! We can't keep track of your bullshit friends, Jackie! No outsider! He's not an outsider, he's from old prosperity. Like us, Hoochie all day, Jama. Why he's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't gay down there? I've been on vacation. You know, Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie, bug, eh? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Bravo, King, bravo. Winston? Dici bene. Like this cocky little fucker. In live vengono sempre fuori discorsi interessanti. Dong Yatsung, I do remember you. You had a sister, si ricorda right? Nostra sorella, yeah, per un qualche motivo. Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Then I sunk to Bauga. È una bella figa. Where's she now? She's dead. No. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You feel us? They're just crazy. Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. All right. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Ah, vogliono già combattere, ma quello c'è tipo una prova questa qua. Premi Y per contrattaccare quando i nemici lampeggiano in rosso. Ok. Perfetto. Ancora, ancora. Ancora. Sopravvivi all'iniziazione. Ah, non vuole che... Non vuole che... Facciamo la presa, eh. Aia. Mamma mia, quanto sangue che stanno... che si vede, voglio dire, menandoli. Bello, bello, bello. Ti fa capire anche lo stato di salute dei nemici, ecco. Questo qua è alla fine, sicuramente. Tieni premuto B? Per fare cosa? Ah. Hello, boys. Ah, sopravvivi, ok. Era impossibile batterli allora, mi sa. Hey! Vedi calma, non è! Boss, we were just leaving. Ciao là! And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got COR in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you
to go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. A fucking message. Mamma mia, parlare male di una persona morta è la cosa peggiore che uno possa fare. Vai dal primo venditore. Guardate che bello che è comunque, che vivo che è questo gioco. Mimi? Yeah, COD. Years ago now. After we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks! Ah, morte di overdose. You know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country. Spintonano le persone un po' ovunque. Once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah. Well, she started. Calcio del drago, acquista per $30, vai. Yep, okay. Thanks, bring your friends. Maybe we can have a party. Non so cosa sia, è una bevanda che fa che cosa? Danno aumentato, voilà. Davvero? Ma in modo permanente? O per un po' di tempo? Per un po' di tempo, mi sa. Mi sono fatto abbindolare come un coglione, va bene dai. Quando ho letto calcio del drago ho detto wow, possiamo comprare una mossa tipo da qualche parte per un qualche motivo. No, era solo una bibita che si chiama calcio del drago, cazzo. Dai che voglio provare la bibita, dai su. Riscuoti dal venditore di elettronica, ok. Estorsione, riscuoti debiti, vai. Hey little brother, we work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Bravo, bravo. Fossero tutti come te, guarda, saremmo ancora più ricchi. Vai dal venditore di orologi. Ok, facciamo il giro di qua. Jackie? No, this is gonna piss Dog Eyes off. At some point Winston and Dog Eyes are gonna clash. Piedino di pesce. No. Non mi fregano più soldi questi qua. Via. Oh, pesante queste persone. Riscuoti i debiti. Ah, sì? Ok. E se faccio così? Vediamo se adesso ha paura. E questo cos'è? Uso l'altare della salute. Uno di 15 altari trovati in North Point. 4 al prossimo potenziamento salute. Questo sì che è buono. E rimane così sbrilluccicoso anche se l'ho usato. Vabbè. Ciccio, adesso? Frega un cazzo. Dog Eye, facciamo i conti più tardi. Le azioni violente contro nemici incrementano il punteggio. Dovrà solo bere con la cannuccia per un po'. Ovviamente danno corpo a corpo. Fruttivendolo, dammi i soldi. I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a bok choy up his ass. Un bok choy nel culo. Fellas, ma come si permette? These troops are moving in on your territory. Aia. Come on, guys. Abbattimento. Bene. Stronzone. Anche tu qui dentro. Bravo. Sulla bancarella. Ah, sei fortunato, guarda. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Beh, ci vuole poco per fargli cambiare idea. Guarda com'è morto questo, ma è morto comunque stordito perlomeno, dai. Va bene. You look like you could use a pump. Why don't you have a pump?
Ripristino completo della salute, panino di maiale. No, grazie. L'indicatore si rigenera fino alla metà. Acquista cibo e bevande per un recupero completo. Proteggi il macellaio. Uilala. Lo stanno menando, poverino. Ah. Vediamo se riusciamo a grigliare la faccia di qualcuno, tipo. No? Oh, qua mi piace. Perfetto. Oh, quante robe belle che ci sono qua, guardate. Nella vasca delle aragoste. No, come? Qui dentro, dai. Ma maledetto. Perfetto. E tu? Qua nella macchinetta. No, ma come? Ah no, niente, si è rotta. Va bene, dai, ok. Era un po' delicata questa, vabbè. Vi piace, ragazzi? L'avevate mai visto? Sì, qualcuno sì, dai. No, non vi piace, Sailor? Non ti piace? O non lo conoscevi? Ok, vai alla bancarella d'abbigliamento. Ah, va bene, ok. No, ci sono rimasto male quando ho detto vi piace, no. Ah, come? Non lo conoscevi, King? Ti sei perso purtroppo la cutscene iniziale che ti spiegava un po' di storia del gioco. Ecco, preleva borsetta? Come? Come è finita la borsetta, vuoi? C'era scritto RB per leva borsetta, ma non c'è più. Controlli i vestiti del venditore. Esplora. Torso, pantaloni, scarpe, cappelli, catene, ovviamente. Drago imperlato, reputazione richiesta 1, che non abbiamo. Indossa questo accessorio per ricevere un bonus del 5% a punti esperienza e reputazione. La tua reputazione è insufficiente. Cappelli, cappello da baseball, scarpe. Indossa scarpe, pantaloni e maglie per ricevere un bonus del 5% al danno corpo a corpo. Ecco, questo qua sarebbe buono. Braccialetti qua invece. Fai sapere a tutti che se avessi voluto saresti diventato una rockstar. Va bene. Catene niente, cappelli. Torso. Un must per i gangster affermati e per gli aspiranti tali. Collo a V-Hang sui fasulla. Direttamente dalla fabbrica a prezzo di saldo. Beh, questo qua fa molto grezzo, eh. Io direi questo qua. Perfetto. Pantaloni. Così, set criminale, vai. Molto carini. Si poteva scegliere il colore, che non ci ho neanche fatto caso. No, penso di no. Scarpe. Scarpe in tela. Jiggler fasulle. Anche questo qua per il set criminale, che ci aumenta il 5% del danno corpo a corpo. Che figone. Così sì che mi piace. Corri. Non ti piacciono i pantaloni? Non ti sembra che facciano molto Bruce Lee, tipo? I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this? Ah, non ti piace l'arancione, I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Non rompermi i coglioni. Va bene. Un altro social molto importante, ragazzi, per scegliere i giochi e parlare di altre cose assieme, Instagram. Proteggi poliziotti e triadi. I punteggi poliziotti e triadi ti conferiscono esperienza. Accumula esperienza per salire di livelli e acquistare nuovi potenziamenti. Ok. Esperienza poliziotti livello 0, esperienza triadi livello 0. 800 HK. Vediamo qua. Fai un favore al venditore, offri aiuto.
Ottiene reputazione completando di favore per la gente. La maglietta da Bruce Lee. La prenderemo, la prenderemo. Non c'era il momento. Ok. Dobbiamo andare al ristorante. Non c'era la maglietta arancione. Comunque la faremo, non vi preoccupate. Oila. Ciao Squall. Ui. Mi sa che l'ho rotto il cellulare, mi dispiace. Via, 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 via. Il danno corpo a corpo non mi fregano più soldi questi, Loro e la Red Bull. Per modo di dire. Ah, volete menare? Ok. Senti che woofer. Va bene, dai. Altri posti dove lanciarli? Oh, qua dentro? A parte che l'ho già fatto prima, Ma va bene così. Altri posti? Un'altra cassa qua, bella. Dentro. Bravissimo, indicatore attivato. Quando si illumina puoi intimidire i nemici e recuperare salute. Ok, come? Perfetto. Vieni su. Ma no. Volevo lanciarlo contro la macchinetta io. Il feeling dei combattimenti è bellissimo, È davvero soddisfacente menare la gente qua. Aio. Beh. Alzati bastardo. Perfetto. Consegna il denaro a Golden Koi. E andiamo di qua. Volevo far vedere questo qua, Ciao Legion, come stai? Squall, ti ho mandato un messaggio prima su Discord. Vabbè, quando poi lo leggi, era una cavolata comunque, una cavolata. E andiamo qua a sinistra. Vediamo, sono curioso. Ma è veramente vivo comunque come posto, davvero, Che fatto bene, cavolo. Io questo gioco l'avevo provato ancora a tempo che fu, è passato molto tempo. Però non me lo ricordavo così dettagliato. Dettagliato e denso, ecco. Vedete, questi qua stanno facendo i cazzi loro, però uno ci va giù. Sì, sì, no, adesso ci andiamo, Andrea. Sì, 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 sì. Ci andiamo, ero solo curioso di vedere. Ho preso una statua lì che non so cosa fosse, credo un collezionabile. Boh. Parla. Favore completato. Reputazione sta salendo un po' alla volta. Rapporto operativo Winston Chu. Ok. Incontrati con Winston in cucina. Ah, qua sopra, perfetto. Dio, are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. I came straight. Ah, ecco to perché you. È dettagliato qua. Perché è la base sua. So get this. Ciao Ento. This guy Ming came to me and asked me to look out for È molto bello, è molto bello. Special Così K pare, mostly, sì. But other stuff too. I thought why not? Take a nice little cut for my boys. No Ho problem. Deciso che era tempo di recuperarlo. Assieme ad altri giochi, ecco che. Sto sfoltendo un po' la volta. Apparently he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Gaton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Kemming. Chiedi a Kwon dove si trova Ming. Va bene. I polli stiracchietti così fanno impressione, Vabbè. Vediamo se qua a destra c'è qualcos'altro da prendere. No, 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 un vicolo cieco. Ti ricordi, Anthony, a cosa servono le statue, diciamo, azzurre? Che ne ho trovata io prima una qua sopra.
Progredisci nel gioco per sbloccare nuovi rapporti della polizia. Puoi accedere via il tuo telefono. Vediamo. Contatti, schede. Bloccata. Ma qua ci dovrebbe essere qualcosa però. Eccola qui. Rapporto operativo. Winston Chu. Il mio contatto principale è Winston Chu, il palo rosso della Sun Hong-Yi che controlla, o meglio, che pensa di controllare una parte di North Point. Come ho segnalato nei miei precedenti rapporti, Chu è coinvolto in una feroce lotta di potere con un altro palo rosso della Sun Hong-Yi, Sam Do-Gai Lin. Chu è violento, impulsivo, ma poco scaltro, non ha ricevuto alcuna istruzione e a volte non riesce a gestire nemmeno le cospirazioni criminali di basso livello. Il suo atteggiamento potrebbe essere dovuto all'abuso di steroidi anabolizzanti, che credo assuma regolarmente. Chu è l'aggancio perfetto per entrare nella triade. È ambizioso ma incapace di raggiungere da solo i propri obiettivi, da qui la sua impellente necessità di avere una seconda in comando, la posizione che ho assunto io. La mia rapida ascesa ha suscitato una certa invidia tra gli altri membri della banda di Water Street. Sono convinto che i sospetti relativi alla mia vera identità scaturiscono da questa invidia, più che da prove concrete. Ciononostante, devo prestare la massima attenzione e il quartier generale deve proteggere a tutti i costi la mia copertura. Chu è cresciuto nella casa d'accoglienza di Old Prosperity con altri membri della Sun Hong-Yi, incluso lo stesso Do-Gai Lin. Pare si sia unito alla triade da giovanissimo e che ora non possa ambire posizioni più prestigiose nella gerarchia dell'organizzazione. Per raggiungere il livello di pali rossi più influenti come Sorrisone Lee, Due Menti Zhao o Jiang Naso Rotto, dovrà per forza rivedere il suo intero piano d'azione. Ammazzo, che collezionabili lunghi, porca miseria. Vabbè, ok. Non è che sono come le capre, potrebbe essere che sono dei collezionabili, fine a se stessi, sì, potrebbe essere. Non era qualcosa per il personaggio? Oddio, Must, ma cosa hai fatto? Grazie, porca miseria. Guardate che belli i cosi. Grazie, grazie di cuore. Grazie mille. Allora, andiamo avanti. Non avevo mai visto l'obiettivo raggiunto. Mai visto l'obiettivo raggiunto lì sopra, che bello. Grazie. E mi sono perso un pezzo. Non ho piegato perché la chat è scorsa in su, non si capisce più niente. Comunque è un collezionabile fine a se stesso, credo. Ok, affronta Ming, va bene, meniamolo. Ecco, così Sailor non vede più la pubblicità e adesso puoi seguire meglio la trama. Oh no, boh. You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? What are you going to do? Me, I got a message for you. Lo so, Anthony, sì, ho presente. Ho presente. Infatti, tante persone lo paragonano a GTA, ma per certi aspetti è vagamente simile, ma è molto diverso in realtà, ecco. Magari l'ho paragonato anch'io prima a GTA, però ho detto bene che qua si mena di più, ecco. Infatti il combattimento corpo a corpo è fatto molto molto bene. Per Eva Borsetta, che non ho ancora capito cosa sia. Fuori delle palle. Innocente ucciso, ma come? Con una spallata l'ho ucciso, ma goffo? Ma che cazzo? Vabbè. Batman Arkham. Sì. Più o meno sì, sai cosa? Batman ha il classico movimento free flow, tipo Mad Max, per capirci un attimo. Cioè, dove concateni tutto, ecco. Qua è un po' più legnoso il combattimento, ecco, un po' più realistico. Che cazzo? Mad Max, Batman, Spider-Man, ecco. Il free flow è quel tipo di combattimento dove appunto si concatenano i colpi anche a distanza, anche su Marvel Avengers è così, bene o male. Un Capitan America, tipo. Il free flow. Vabbè, meniamo tutti. Qua c'è una bella seranda da usare, è vero? Perfetto, ce ne sono altre? Ah, il condizionatore, ma subito! Dentro, rinfrescati, merda. E il cassonetto niente, ah! È una occasione sprecata questa. Aio. Poi là, io ho premuto Y però lì, Anche qua ho premuto Y, cazzo! Ah, tu no. Ah, allora va adesso il cassonetto. Vai. La pattumiera al suo posto. E andiamo su.
I miei amici cassonetti di Dishonored, eh sì. I cassonetti sono degli amici in tanti giochi, effettivamente. Non ho più vita. Vediamo se riusciamo a lanciare qualcuno di sotto, tipo. Aglio. Vabbè, qua mi piace buttare la gente da qualche parte, però devo stare attento perché perdo un sacco di vita nel frattempo. Aglio. Mi diceva Skull, io questo l'avevo giocato su PS3 con tanto il trofeo di platino. Ah, però. Io invece l'avevo su 360. Ok. Io pensavo che li stordisse basti i nemici, ma dopo questa scena qua penso che faccia un po' di più di stordirli, tipo. Anche questa, Perfetto. Aia. No, questo qua proprio... non riusciamo a prenderlo. Aia. Il free flow? Ecco, l'ho appena spiegato. Winston owns this area. You fuck with us and you regret it. Okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Fuck. Tutto fa male in questo gioco, effettivamente. No, diciamo che all'inizio avevo dei dubbi sul fatto che lui stordisse solo le persone, ma dopo quando ho visto che comincia a mettere le facce nei ventilatori... We have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. Ma finché non lo vedi il free flow non capisci bene, ti farò vedere. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. You know, I appreciate it. Ti farò vedere. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad. And not only is it against protocol... Oh, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei, we can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. Aspetta che apro la porta, così lo diciamo anche agli altri. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Per il momento devo dire che come trama sembra molto molto meritevole. Esperienza poliziotto, ok, rapporto su Sam Dogai, Lean, nascondiglio a North Point, perfetto. American gangs and Asian ones don't compare to the triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Dormi? No, direi di no. Il tuo nascondiglio contiene un letto, un guardaroba e un sistema televisivo a circuito chiuso con cui accedere alle telecamere violate. Accedi a guardaroba, non ci interessa. Premi ripetutamente L per scorrere gli obiettivi primari. Rapina e consegna, nuovo caso disponibile. Rapina e consegna. Per visualizzare la mappa. Rapina e consegna, vediamo un po'.
che è questo, e questo qua invece è nuovo caso disponibile. Qual è quello primario, qual è quello secondario? Boh, usa il lavabo, vediamo. Ok, molto meglio. Boh. Chiudi? Sì, eh. Perfetto. Ah, mia, che catapecchia. Cioè, grande, ok, capiente, però molto molto spoglia, direi. Qua niente. Andiamo di qua. What? How much? No, I'm not paying that. 690 metri via per di là. Ma niente. Allora, prendi la tua moto nel garage. Oh, là là. 670 metri, 24 metri, 580 metri. Ok, andiamo al garage e prendiamo la nostra moto. Parla con l'addetto al parcheggio per accedere al tuo veicolo. In possesso, questa moto classica pone l'accento sullo stile piuttosto che sulla velocità. Scegli verniciatura. Cambia verniciatura. Verde? No. Rossa aggiudicata, dai. Ok, perfetto. Ui. Ops. Tieni premuto B per usare il freno a mano. Giustamente. Se volessi scendere, tipo. Così. Bene, rimani lì, eh. Qua c'è un omino blu. Sulla mappa, che onestamente non so cosa sia. Potrebbe essere qua sopra. E io qua non lo vedo. Là c'è una stellina blu che presumo sia la polizia. Ok. Niente, l'omino blu non so cosa sia, forse sul tetto lì. Va bene. Poi. Questa mi sa che è una quest. Però è al piano di sopra, quindi ci arriviamo. Da questo... Cazzo, l'allarme. Da qui. Via. Vediamo se ho capito bene. Hey, mister! You got a moment? Offri aiuto. Yeah, sure, what's going on? Do you think this shirt is too tight? Che questo particolare. Ma come? Ma che cazzo? Ma pensa a te. Aio. Cioè sto qua praticamente ferma gli uomini per dargli dei cazzotti. Vabbè, ok, dai. Adesso bevo, Master, grazie mille. Sì, ma sta scappando, cazzo. Oh, 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 oh. Perfetto, e la borsetta la prendiamo. Tiè. Favore completato. Poi favore, ci abbiamo solo rimesso, mi pare. Comunque va bene. Torna al gioco. Allora, tenere premuto giù non so cosa serve, onestamente, per
lasciare la borsetta. E tenere la borsetta a cosa serve invece? Oh cazzo. Ciao Scamandrio. Allora, qui vedo delle manine come simbolo. Cosa può essere? Massaggio affina i sensi facendo riempire in modo leggermente più rapido l'indicatore reputazione. Massaggio. Ho capito io. Va bene, lasciamo stare, va. E la mia moto dov'è finita? Ho fatto 400.000 km a piedi, tipo. Ma dovrebbe essere da queste parti qua, in teoria. C'era tipo il... eccola là. La sovraelevata lì, diciamo, ecco. Però la borsetta... vuoi vedere che forse devo darla alla persona blu? No, non credo. Vediamo. O al poliziotto, forse. No? No, non ne ho idea. Calcio del drago, non mi interessa. Cosa serve la borsetta a mano, ragazzi? Potevano spiegarcelo almeno in qualche modo. Adesso faremo tutta la run con la borsetta in mano. No, niente. Persa. Rapina e consegna. Mi vedi più spesso online, Scamandro? Sì, perché sono in cassa integrazione. Cassa integrazione e... ferie, diciamo, ecco. Però sappi che è già da 2-3 mesetti che io faccio ogni giorno alle 5, da lunedì a venerdì. E invece sabato e domenica alle 21. Dopo, in questo periodo qua, mi vedete anche alla sera, ecco. Ma solo perché non ho lavoro, ecco, altrimenti farei fatica a fare le sere, purtroppo. Vediamo che favore possiamo fare. Comunque fa piacere anche a me. Solo che delle volte va bene, delle volte invece va male. Delle volte siamo in compagnia come adesso, delle volte sono quasi da solo. E quindi sono un po' meno propenso ad essere in buon umore, vabbè, insomma. Le sales sono way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Get me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Tramite email, raggiungi il tempio, va bene? Ok. Ah, e Scamandro, comunque grazie mille per l'aiuto che mi dai sempre, nel corso dei mesi. Non lo do scontato assolutamente. L'ho già detto prima anche ad Andrea e a King, ecco. Grazie di nuovo. I prossimi obiettivi sono Steel Rising, che voglio comprare, e Callisto Protocol. Grazie mille, non è assolutamente poco, fidati. Vediamo qua, possiamo fare le foto, credo. E su. Costa borsetta. Dai, mettiamola giù. Tieni premuto LT per entrare in modalità fotografia. Ah no, premi il PDA. Ok. LT. E facciamo una foto qui. Qui c'è anche un collezionabile, eh. Eccolo qua. Hai trovato una statua. Non ci dicono altre cose, ecco. Per Steel Rising vuoi vedere altri video di gameplay? Secondo me, se cerchi bene, ci sono dei video gameplay estesi. E a livello di gameplay mi sembra molto macchinoso, ecco. Cioè, si vede che vogliono fare un Souls-like, ma non sono capace di fare un Souls-like. Infatti, non lo compro io per la sua qualità a livello di gameplay, bensì per l'originalità, diciamo, dell'ambientazione, del concept in generale, ecco, dei nemici e altre cosine varie, insomma.
ma sicuramente se uno lo va a paragonare, diciamo, a un gioco From Software, mi sa che rimarrà molto molto deluso, ecco. Come si può dire? Il gameplay somiglia a Bloodborne, sì sì, indubbiamente. Indubbiamente, proprio perché è un Souls-like, ecco. E l'ambientazione anche, però bisogna vedere quanto bene lo faranno il combattimento. Dato che il Souls-like si basa su quello. E onestamente, boh. Se avessero fatto un Gridfall 2 l'avrei preferito. A parte che lo hanno annunciato, se non ricordo male, Però va bene, dai. Va bene, vedremo. A me affascina molto l'ambientazione clock punk, no? Cioè, invece che il classico... la classica ambientazione basata sui robot a vapore o meccanici, eccetera, eccetera. No, meccanici sì. Questo qua appunto ha orologeria meccanica, ecco. Quindi è interessante come cosa. Interessante. Facciamo una foto anche qua, direi. Scendi. Anche io sono un po' scettico, staremo a vedere. Voglio dare fiducia, dai. Voglio dare fiducia. Che cos'è questo? Uila! Perfetto. Ok, che cos'è questo? Apri la cassetta. Cassetta di sicurezza. Oh là là. Una di 15 scoperta ad Aberdeen. Wow. E facciamo anche la foto. Scatta una fotografia del tramonto. Subito. No. Eccolo qua. C'è un rompicoglione in mezzo, però va bene, dai. Favore completato. Buono. E partono anche qua le quest secondarie, purtroppo. Come se non finissero mai. Bene. Al sottoscritto che apprezza molto le quest secondarie. Vediamo. L'effetto della bevanda purtroppo sta finendo, Però, vabbè. Ecco, la telecamera dei veicoli fa un po' cacare, sarò sincero. Ruota un po' troppo velocemente, boh, ha un'angolatura strana, non saprei neanche descriverla in realtà. Cioè, finché va così va bene, quando ti devi muovere in posti stretti, boh. E l'omino qua blu che... Ah, forse è poliziotto a piedi a sto punto, dai. Sì, sì, credo con un po' di rifinitura si possa aggiustare, sì, sì. Presumo di sì. Sto accelerando. Allora. Perfetto. Ho provato a frenare, ma... Too late. Wait, you okay, man? You look like someone took a shit on your face. Jackie, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is! Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyan looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed.
No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Allora, io credo che stasera finiremo Detroit, sì. E dopo, intendi tipo alle 21 con la mia fidanzata, perché lei penso voglio prendersi un attimo di pausa, onestamente. Diciamo che a lei non piace particolarmente fare la live ogni sera, ecco, e lo vede come un vincolo. È un vincolo, è solo che bisogna saperlo prendere in un modo o nell'altro, ecco. A me piace, a lei no, ecco. You're one of a kind, Jackie. What's all the crap in the back? The haul from my last score, baby. Haul? What haul? Tires, CRT monitors, a whole bunch of danne stuff. Put on his mask. Can't let Dog Eyes boys know it was us. It should only be a few guards. Keep the engine running. Ci proviamo, ci proviamo. In realtà lei non è molto gamer, io un po' di più, ecco. No, a lei proprio non piace parlare. Non piace parlare. Aia. C'è mica qualcosa con cui interagire qua, eh? Ah, una scatolone là, va bene. Adesso ci buttiamo qualcuno, dai. Tu pezzente, vieni qui. Vai. A Man of Medan in due. Ma allora, effettivamente ieri non ti ho risposto a quella cosa lì. Ecco. E non so se lei vorrà giocare, onestamente. Non è molto brava con i controller, eccetera, eccetera. Per cui, boh. Al buio. Stai giù. Ok. Ancora? Perfetto. Ah. La gente che guarda è indifferente. Beh, piuttosto che postare video su YouTube, dai. La gente che si mena. A me non ci fai i cazzi suoi più o meno. Uila. No, comunque dobbiamo decidere che gioco giocare, ecco. Nel senso che Detroit occupava uno spazio fisso. Ecco, finito quello, boh. Io di serie iniziate nel canale ne ho svariate, ecco. Ho Sleeping Dogs che ho iniziato oggi e non intendo droppare. Ho Tales of Berseria, che però è impegnativa da seguire, ecco. E poi... poi Lollipop Chainsaw. Non riesci, Sailor, a seguire, no, davvero? Qualcuno di voi ha problemi con i sottotitoli di questo gioco? Fa fatica a vederli per caso. Cioè ci sta, sono piccoli, sono che... non saprei come fare, cavolo. Più che mettere il gioco a schermo intero, come adesso, Speronare. No, sai cosa? Posso provare a vedere se trovo qualche mod... per ingrandire i sub magari. No, non si può. Non si può. Ho guardato prima, non c'è nessun tipo di opzione da nessuna parte purtroppo. Elimina l'auto di scorta. Ok. Che cazzo. Take down. Merda. No! Se non riesco a mettermi in parte, porca miseria! Perfetto! Grandissimo! Raggiungi il furgone con il carico, che bello! Che bello! Non è che sia fatto benissimo, però è divertente, dai!
questo. Ma secondo voi devo speronarlo anche questo? Perché più di così non va questo furgoncino, quello è il problema. Non riesco a prenderlo in nessun modo, eh. Ah, così se no. Perfetto. Potevo anche speronare dritto, non l'avevo capito. Ci avevo provato, ma boh, non mi sembrava. Yakuza 7? L'ho giocato per tre quarti, ma l'ho droppato vergognosamente. Jackie, these are fake as fuck. Holy shit, Tyler, the cops drive. Wait, drive. È molto bello, eh. Bellissimo. Se ti piacciono i JRPG a turni, è bellissimo. Ha una trama davvero davvero elaborata, fatta bene, scritta bene, di qualità, ecco. Il gameplay è di qualità. Però innocente ucciso, oh cazzo. E ti devono piacere appunto i cosi a turni. E ti devono piacere anche le cutscene molto ma molto corpose, eh. Oppure sperone gli inseguitori. No no, vorrei provare ad evitarli io, ma... vabbè, qua i danni alle proprietà sono... cazzo. Vaffanculo, va, polizia di merda. Perfetto. Sì, sì, è piuttosto lungo. Siamo sulle 40-50 ore, credo. 40-50 ore facendo un po' di qua e un po' di là, ecco. Se invece fai solo la storia principale, penso 30. Non lo so. E fra l'altro lo puoi giocare anche senza aver giocato gli altri Yakuza, perché comunque è abbastanza separato come lore, narrazione, insomma. Bella questa missione, eh? Perfetto. So where's this guy we're meeting? Don't worry, I'll take you from here. You sure you don't want me to stick around? No, man, I got it under control. So no. Alright, your deal. Hey, wait! You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Great, I finally hit the big time. Dipende cosa intendi con lentino. Intendi come tipo di narrazione? Missione completata. O come gameplay, diciamo, come trama. Come tipo di narrazione. È tutto il gioco così. Tutto il gioco così. Diciamo che non è come questo qua che parlano tanto. Cioè, le cutscene sono molto più coinvolgenti, tra virgolette. Là, dialoghi, ecco. Moltissimi dialoghi, anche con gli NPC tantissimi dialoghi.